Eccoci qua, per fortuna la natura ha fatto il suo corso e la neve si è sciolta. Sto andando dal dentista, ho fatto la notte al ristorante e mi è successo qualcosa al piede adesso. Vedremo. Stasera o domani si deve andare all'ospedale. Tornando dal dentista. Stanotte ho cercato di dare una pulita al ristorante, ho tirato via tutte le scatole vuote di immondizie che ha lasciato in giro mia moglie e ho impacchettato la roba e dopo la buttarono nella vecchia Ape che ho parcheggiata dove abitavo prima. E da poi quando ho tempo, perché stasera abbiamo un tavolo grosso, quando ho tempo vado a riprenderla e la sistemo. Ovviamente dall'altra parte non c'è neanche il minimo aiuto, perciò devo arrangiarmi e fare tutto da solo. Vedremo come andrà a finire. Tra l'altro lunedì avevano il dentista, ma mia moglie si è dimenticata e quando sono partito, perché mi ha fatto da mangiare, mi ha detto mangia, mangia, ho detto guarda che c'ho il dentista. E dovevo fare la doccia e anche e dopo sono restato senza batteria nel triciclo e ho provato a prendere un taxi, non ci sono riuscito con l'applicazione, ho chiesto i soldi ma non sono arrivati e vabbè, così adesso andiamo. Ovviamente anche se non c'è la neve, la gente in mezzo alla strada c'è anche adesso. Però vedete già in questa zona qua la gente è più va a zone probabilmente. Nelle zone dove ci sono i contadini, la gente lì, gente vecchia, abituata, non abituata a. Eccola qua, vedete già una è fuori posto. Come vedete la situazione non è delle migliori, ma. Cosa ci vuoi fare? Questo è un contromano, questo è un contromano. No, qual è il problema? Andiamo avanti, cari miei. C'è la via. Noi andiamo. Questa è l'università. No, museo, e quello a sinistra è l'università. Questo è un museo, da qualche parte qua dovrebbe esserci un albero millenario, da quello che dicono, ma è talmente piccolo che stento a crederci. Comunque è lì in mezzo alla strada. Perciò, adesso questo è in mezzo alla strada che blocca il traffico, eccetera. Questo è contromano. Questa è felicità, felicità, ma c'è un problema al piede, ah, vedremo, andiamo avanti, ovviamente vedete questi passano. Soporiferi, sono stati tutti narcotizzati con i cellulari e sono tutti persi nel loro mondo. Nel loro mondo. Ovviamente ci è bagnato in terra e anche un bagnato scivoloso, perciò sicuramente anche con questo clima qua tanti faranno gli scivoloni. Ovviamente il casco a braccetto, quando si vede la polizia si mette in testa. Questa è l'intelligenza di sta gente qua, no? Come se il casco fosse
non fosse una cosa che vi protegge la testa. Anche perché l'ospedale si paga e perciò se vi spaccate la testa e non avete i soldi era meglio mettersi il casco, no? Anche questa senza casco perché è furba, però è senza casco, però c'ha la protezione invernale. Roba incredibile, come se non avesse freddo la testa. Andiamo avanti nel nostro pellegrinaggio, ma c'è un problema. Dovrebbe esserci la palestra di Lo Ferrigno. Ah, che roba. Ah, la palestra di Lo Ferrigno. Tutti i suoi amici genialoidi. Come vedete qua, strada a tre corsie e ciclabili nelle zone più ciclabili, queste sono ciclabili, perciò i bike, i veicoli elettrici tipo tre cicli, roba così, e le biciclette, il marciapiede c'è, ma è lì. Qua c'è la palestra di Lo Ferrigno. Come vedete pochissimi, anzi gli scooter hanno gli specchietti tutti montati in rovesci all'insù, non si sa perché, è una moda del posto penso, cioè sono rovesci all'insù, gli specchietti all'insù invece che lì fuori è la moda del posto, e se no la moda è senza specchietti perché sono brutti, e perciò potete capire che disagio è guidare qua. In ogni caso andiamo, basta andare piano, stare attenti, diciamo, andiamo avanti. Dai, pullman sono tutti elettrici, quelli cittadini, ma no, questo non è elettrico. Di solito quelli elettrici hanno la targa verde. Se vediamo, dovremmo essere quasi arrivati, vediamo. Oggi era il compleanno di mia suocera, era arrivato un vaso e che occupa un tavolo praticamente, mia moglie non sapeva che era così grande, un vaso che non ha neanche la suocera non ha neanche potuto portarlo a casa, e ha portato a casa solo lei il vaso, è rimasto al ristorante e sicuramente resterà fino a stasera. Deve ancora apparecchiare tutti i tavoli, deve ancora fare l'impasto della pizza la signora, e io sto andando dal dentista, e perciò non è perché posso stare là a farlo io, anche perché ho già saltato un appuntamento lunedì, ed è così ragazzi, qua è così. Gli altri sono tutti super indaffarati e cercano di fare business il meglio possibile, cercano di darsi da fare il meglio possibile, lavorano 90 ore al giorno, e lei invece palestra, pisolino, mangiare, imbottirsi di roba per i muscoli, e questa è la sua vita, la sua splendida vita. Non gliene frega una mazza di nessuno, l'importante è fare i muscoli e guardare i video.
vivere nel pattume. Vediamo se riesco a trovare sto dentista qua. In teoria è qua. Vediamo. Questo? Allora se è questo. Sì, è questo, sono arrivato. Sono arrivato dal dentista, parcheggio qua. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!